Avete la tendenza a definire i cibi come proteine, grassi o carboidrati? Voglio dimostrarvi che in realtà questa classificazione dei cibi in proteine, grassi e carboidrati dipende da quante calorie sono in essi contenute. Definiamo le patate carboidrati e il pesce proteina, ma in realtà pochissimi cibi sono costituiti solo da grassi o solo da carboidrati o proteine. Molti invece li contengono tutti e tre. Quando dici proteine, tutti pensano alla carne rossa, al pesce, al pollame, alle uova e ai prodotti derivati, e forse i vegetariani penseranno ai fagioli e alle lenticchie. Ma questi cibi non sono interamente proteine. Quando mangiamo della carne, del pesce o del pollame, mangiamo anche dei grassi e delle calorie. Se mangiamo cibi come il latte o lo yogurt, assumiamo delle proteine e a volte dei grassi, ma ingeriamo anche dei carboidrati derivanti dallo zucchero naturale del latte. Neanche le proteine vegetali, come i fagioli e le lenticchie, sono proteine pure. Contengono infatti dei grassi naturali e forniscono anche carboidrati, soprattutto sotto forma di fibre. Quando parliamo di carboidrati, pensiamo di certo al pane, al riso, alla pasta, e sicuramente questi cibi sono innanzitutto carboidrati, ma i cereali, soprattutto quelli integrali, contengono anche delle proteine e piccole quantità di grassi. Non pensiamo certo che le verdure siano carboidrati, ma molte delle loro calorie sono carboidrati, e le verdure contengono anche piccole quantità di grassi, nonché delle quantità di proteine. Classifichiamo cibi quali l'olio e il burro come grassi, ma a volte definiamo anche cibi come l'avocado e le nocciole grassi. L'avocado contiene dei grassi sani, nonché dei carboidrati, soprattutto come fibre, e una parte di proteine. Molte delle calorie che assumiamo mangiando una manciata di nocciole sono calorie provenienti da grassi, ma mangiamo anche 5 grammi di proteine e alcuni carboidrati. Ci sono pochi cibi che non seguono lo schema, con l'eccezione dell'avocado, che è tecnicamente un frutto. La frutta non contiene grassi e solo alcuni frutti hanno una minima quantità di proteine. L'olio è grasso al 100% e lo zucchero semolato, il miele e lo sciroppo d'acero sono tutti carboidrati.